Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Sto andando in un periodo un pochettino critico per la mia voce. Sono due settimane che ho problemi con le mie corde vocali e quindi questo mi impossibilita a volte anche di fare il programma. Comunque state con me e cercherò di fare il mio meglio. Ripeto ancora, gentili telespettatori, che per il Santo Natale farò un programma speciale, come tutti gli altri anni, e darò l'opportunità ai presidenti dei clubs, associazioni, eccetera, di fare gli auguri tramite questo programma alla comunità. Quindi coloro che sono interessati possono chiamarmi al 519-980-1351 e oppure mandare una email a panoramaitaliano@coggeco.se e cercherò di fare il mio meglio. Gentili telespettatori, questa è stata una settimana molto tragica. Purtroppo abbiamo perso Mario Mancini, l'amico più fidato che io ho avuto di qui in Canada, alla moglie Lidia, al figlio Paolo, alla figlia Lisa e ai nipoti tutti le mie più sentite condoglianze e credo di interpretare anche i desideri di tante migliaia di persone che hanno lavorato con Mario al Cesciaro Club e nella costruzione del santuario. Credo che anche queste persone vorranno estendere alla famiglia le loro più sentite condoglianze. Mario è stata una persona vicina a me per più di 40 anni, fin da che cominciammo con il Club Cesciaro, e lui è stato la mia mano destra in tutti i progetti che noi abbiamo fatto. Mario è nativo di Atina Inferiore, uno dei borghi più belli d'Italia. Venuto qua in Canada, diciamo piuttosto giovane e diplomato, e cominciò subito con la costruzione. Fu una persona molto ma molto dedicata e in poco tempo si è fatto strada. Ma Mario era una persona che non pensava solo a se stesso, pensava anche agli altri. Quindi, nonostante che era occupato con la sua compagnia di costruzione, lui dedicò molto tempo al Cesciaro Club. Era stato nel comitato della costruzione del club negli anni 75 e continuò sempre ad aiutare. Nell'80 entrò nel direttivo del club e è stato nel direttivo del club, a volte dentro, a volte fuori, per circa 12 anni. E durante questo tempo Mario non è stato mai fermo, ma è stato sempre vicino a me ed ad altri in tutti i progetti che noi abbiamo fatto. Uno dei progetti più particolari fu il padiglione nel 1978-79. Mario fece un disegno in tal modo che il padiglione poteva ingrandirsi in tutti i lati. E così fu. Infatti, nel 93 dovevamo affittare una tenda per ospitare la gente per la festa della Madonna di Canneto.
costo $5,000. Mario disse: i $5,000 li spendiamo a fare un'aggiunta al nostro padiglione. E così fu, e così rimaste, e così furono fatti tutti gli altri progetti al Cesaro Club. Come vedete in questa foto, il complesso del Cesaro Club è molto grande. C'è l'edificio principale, c'è il padiglione e c'è il santuario. Tutte queste costruzioni, tutti questi, diciamo, posti sono stati costruiti con l'aiuto di Mario Mancini. A Mario dobbiamo tanto, in quanto oltre al suo lavoro con la compagnia, ma è stato uno dei maggiori volontari e contributori, in quanto oltre al suo talento, alla sua maestria, ha fatto avere al club molto materiale, molto manodopera. E quindi, gentili telespettatori, quanto persone si chiedono come mai il Cesaro ha fatto un progresso così grande in così poco tempo, la risposta è nell'aiuto dei soci, ma principalmente di Mario Mancini. Mario era una persona molto dedicata sia per la famiglia e sia per gli amici. A lui piaceva giocare a carte, piaceva intrattenersi e era sempre un compagnone in compagnia di tutti. Sono stato amico suo per tanti anni e lui mi diceva: Luigi, non ho una persona alla quale non parlo, in quanto nel corso della sua vita ha cercato sempre di avere amici e di aiutare gli altri. Un progetto in particolare stava molto a cuore a Mario Mancini ed era appunto la costruzione del santuario della Madonna di Canneto. Iniziai questo progetto sin dal 1994 con un modellino che ci venne dall'Italia. Mario mi disse: non sarà facile, perché il modellino era molto complicato. Ma io gli dissi: proviamo e insieme cerchiamo di realizzarlo. Quando ero nel punto di chiedere donazioni per contribuire a questo progetto, avvicinai Mario e il suo socio Alfanelli e chiesi loro $25,000 di donazione ciascuno. Qualche giorno dopo Mario venne da me e mi disse: Luigi, invece noi di dare a te $50,000, tu dai a noi $50,000 e noi ti facciamo il lavoro che ti costa $200,000, cioè tutta l'impalcatura del santuario. In quanto, come vedrete fra poco nelle foto, il progetto della cappella del Cesaro Club è molto complicato e richiedeva una somma ingente per costruirlo. E solo tramite l'aiuto di Mario Mancini e Fanelli riuscimmo a realizzare quel progetto e in seguito, vedendo che le cose andavano avanti, molti altri si sono uniti, sia da Detroit che da Windsor, e abbiamo costruito quello che è il vanto
della comunità italiana qui a Windsor. Ed ora, gentili telespettatori, a contributo del lavoro che ha fatto Mario per questo santuario, voglio farvi vedere appunto parte della costruzione del santuario stesso. Ed ora, gentili telespettatori, dopo questo tributo per quanto riguarda la costruzione della cappella, alla quale Mario ha dato molto, molto tempo, ma piuttosto la sua passione, il suo saper fare, eccetera, rendiamo un tributo a Mario con il resto della sua famiglia, con l'Ave Maria di Schubert.
Non vi dico andate in pace perché bisogna rimanere. Andare in pace vuol dire andarsene. Dobbiamo solo uscire, vero? Dimmi. Sei tu il padrone di casa, mica io devi pensare. Eccellenza, la invito con tutti i presenti alla sala A per degustare i prodotti del Lazio. Quindi tutti quanti alla sala A per degustare i prodotti del Lazio, molto cortesemente offerti dalla Regione Lazio, ed abbiamo qui presente l'assessore all'immigrazione, l'onorevole Anna Teresa Borgesano. Grazie per averci concesso questo, per averci concesso questa musica e per essere qui con noi. Quindi tutti alla sala A. Fanno leggere un buco. And then the president will give you the pen. Okay. All right. Now. Non le dovrai, non concentrai. È una finta, facciamo una finta. Cenci, dove stai? Cenci. Ma che dici, c'entro io qua? Ma come no, ci spostiamo noi se non ci stai. Diciamo il nastro così, okay. E tagliamo tutti insieme. Prego. E poi diciamo uno, spiega, Due, tre. Bravo. 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 Buonasera a tutti, benvenuti in questo santuario della Madonna di Carmito che ci apprestiamo a benedire. Vorremmo creare il clima della preghiera alzandoci tutti in piedi. Ci siamo salutati discendevolmente. Adesso desideriamo salutare la protagonista di questo nostro incontro, la Madre del Signore Gesù e Madre nostra. Preghiamo. O Dio, santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo
per aver scelto il grembo purissimo di Maria come santuario dello Spirito Santo, per il tuo Figlio che ha voluto farsi uomo per noi uomini e per la nostra salvezza, che oggi solennemente dedichiamo a Nostra Signora di Canneto, che riconosciamo e proclamiamo nostra patrona. Ricompensa nella tua paterna bontà tutti coloro che questo santuario hanno voluto ed edificato all'ode di Maria. Crescere nella fraternità, nell'amicizia e nella solidarietà, di camminare uniti, giovani e anziani, nella speranza che non tramonta, verso il santuario del cielo, dove speriamo di riunirci tutti, insieme con coloro che ci hanno lasciato, per cantare con Maria e con tutti i santi nostri protettori le tue lodi, o Signore, che regni nei secoli dei secoli. Prima di lasciare la parola per un breve intervento all'onorevole Anna Teresa Formisano, assessore della Regione Lazio, desidero sottolineare le parole della preghiera che ho appena recitato, ma soprattutto il significato di questa benedizione. Tutti noi sappiamo quanto è importante per la vita di una famiglia la casa. Voi emigrati lo sapete e avete pagato con la sofferenza e col lavoro l'ideale di costituirvi un luogo dove ritrovarvi come famiglia alla fine di una giornata e per vivere intorno ad una stessa tavola i momenti della gioia, della speranza, ma anche quelli della prova e del dolore. Questo santuario, che è stato voluto con tenacia dal nostro carissimo Luigi Tosti, ma che è frutto della creatività artistica dell'architetto che l'ha pensato, ma soprattutto della generosità di tantissime persone, molte delle quali sono qui, ma altre sono unite a noi in questo momento con il loro pensiero e la loro preghiera. Questo santuario, dico, che abbiamo dedicato alla Madonna di Canneto, cara non solo ai sociari, ma a moltissimi italiani dell'Italia centro-meridionale, vuole essere la nostra, la vostra casa, quella nella quale possiate ritrovarvi per incontrare la madre comune, per pregare insieme, come dicevo, per alimentare la speranza nel cammino della vita. Questa meravigliosa aula è tutta protesa verso Oriente come una grande nave che sembra spingersi a largo verso gli orizzonti di una vita senza fine alla quale noi guardiamo e verso la quale camminiamo insieme, e perché giovani e anziani, sani e malati, possano ritrovare qui la speranza e tutti sperimentare la gioia dello stare insieme. Bishop Luca wanted to explain the symbol of this chapel for this community. For us from Italy,
The realization of the chapel of Madonna di Canneto means to have in Canada, in Windsor, a part of our roots, and entering in this chapel is like recreating a sense of family. The same feeling is reproduced by the piece of music we are about to hear for Italian people. The piece of music from the opera Nabucco by Giuseppe Verdi, called Va Pensiero, is the symbol of Italians' nostalgia and longing for their land of origin. It is considered a national anthem, especially for the Italian living abroad. Oh,
gentlemen. Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? We're going to begin the procession into the hall. I've already got some organizational details to take care of. The Dillon Campanelli, the Marisol Bordone, the Sensi Sagna, Pico Renzi, and Franco Turin at their guest place. The Florida Coco, the Mario Centrano, Gary Baxter, Mario Cuno, and their guest place. Se vede che non si può fare.
Gentili telespettatori, grazie per avermi seguito in questo programma. Ripeto ancora che purtroppo ho un problema con le mie corde vocali e di conseguenza c'è stata una interruzione nel fare i programmi. Spero che questo vada via subito e possa continuare in questo lavoro di comunicazione con voi della comunità. Ripeto poi, gentili telespettatori, che anche quest'anno farò un programma speciale per il Santo Natale e quindi coloro che desiderano esprimere gli auguri alla comunità a nome delle loro club, associazioni, eccetera, possono farlo chiamandomi al 980-1351 oppure mandando una email a panoramaitaliano@cogeco.ca. Rinnovo ancora, gentili telespettatori, le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Mario Mancini che ci ha lasciato. Mario è stato una leggenda per il Cesciaro Club e anche per la comunità. È stato involto in parecchi progetti di costruzione con il suo socio Fanelli e in quasi tutti i progetti fatti al Cesciaro Club. Posso benissimo dire, gentili telespettatori, che non c'è stato un metro del terreno e della costruzione del Cesciaro Club al quale Mario non abbia messo le mani. A nome di tutti i soci, quale ex presidente del Cesciaro e dopo aver lavorato con Mario per molti molti anni, ancora una volta voglio estendere alla famiglia le mie più sincere condoglianze. Arrivederci alla settimana prossima. Ciao.